Buongiorno a tutti amici da Joker Game. Oggi sto facendo un nuovo video lo sto facendo parlato perché ho scoperto ieri il 24 giugno 2020 una gravissima anomalia alla Porsche 911 GTR 3R. In due circuiti, praticamente si rompe il motore con il suo assetto originale. Io lo stavo provando col mio assetto, ho detto magari forse è il mio che ha un problema, e quindi ho resettato e ho messo il suo. Ho fatto una prova e invece il motore inizia a danneggiarsi. Adesso vi farò vedere cosa succede. Il circuito è 24 ore di Le Mans e poi il secondo circuito vi farò vedere nel Gran Premio di Monza, il circuito che c'è a Monza. Ecco, andiamo subito su partenza. Tempo un attimo che carica. Ecco, io adesso c'ho quest'auto, faccio i valori predefiniti, così si salva. Lo salvo, io l'ho chiamato assetto corsa. Salvato, ok. Andiamo a vedere il suo assetto originale. Questo è il suo assetto. Sospensioni, ammortizzatori, motore. Ecco, lui c'ha il 75% di apertura motore. Uno può pensare che sia anche quello. Io adesso lo porto al massimo al 100% e il differenziale è originale. Fatto, salva. Ok, andiamo adesso nella strategia di box. Io questo l'avevo già preparato per questa cosa qui. Aspettiamo un attimo, scusate, questa qui non è della Ferrari che non ha nessun problema. Ecco, impostazioni della 911 Le Mans. Io ho messo che non deve cambiare nessuna gomma e nei danni soltanto quello che succede nel motore. La salvo. Perché poi mi fermo per farvela vedere. Ok, e ora è impostata, c'è il baffetto giallo per la fermata. Ecco, io faccio vedere che vado tranquillo, senza correre niente. Quello che succede al povero motore della Porsche, che mi dispiace moltissimo, perché tra l'altro è una delle auto che preferisco. Ho usato molto la Ferrari 488, ma sono, devo dire, abbastanza deluso perché ho scoperto che è stata depotenziata. Quando Project Cars è uscito nel 2017, io non l'avevo comprato perché non avevo il volante. Ai tempi quando ho usato Project Cars 1 usavo joypad, però non mi piaceva, a dire la verità, usare un joypad per un simulatore di auto. Quindi oggi, avendo una postazione fissa, il volante, pedaliera,
cambio manuale, cambio come questo qui. Mi sono appena svegliato, non mi ricordo come si chiama, cambio sequenziale, ecco. E praticamente è tutta un'altra cosa. All'inizio avevo pensato che magari potevo essere io che davo delle cambiate troppo rapide, magari c'è una curva stretta, passavo dalla quarta alla seconda, ho detto magari sono io, però questa cosa non la fa con la Ferrari. Ho fatto l'assetto io della BMW M6 e anche lei nessun problema, lo fa soltanto con questa auto. Il problema nasce appena supero, come adesso, il primo giro qui a Le Mans, inizia a rompersi il motore. Guardate, non sto neanche correndo con l'auto, non ho ancora fatto il primo giro, ma mi sto avvicinando. Voglio fare un video corto, un mio video, informare le persone come me che hanno comprato da poco, a pochi soldi. Project Cars 2, che la Porsche ha questo problema. Poi stavo dicendo una cosa prima della Ferrari 488. Praticamente ho visto un video che il numero uno che ha fatto il record mondiale ha fatto il video, però nel suo video ci sono due componenti che purtroppo adesso non sono lì nel suo video per fare un nuovo video e farvi vedere cosa manca. Praticamente è stato rinnovato il simulatore con aggiornamenti, patch, immagino, cose varie. E praticamente la Ferrari 488, che mi ha deluso, non raggiunge più i 300 orari, perché hanno tolto due cose dentro all'assetto dell'auto. Ecco, adesso per finire il primo giro comunque sto facendo questo video per informare a tante persone che purtroppo usano quest'auto, dopo un po' inizia a rompersi il motore. A me l'ha fatto la rottura a un giro e mezzo.
adesso la sto lanciando un po' di più. Vabbè, ho toccato, sono uscito. Forse ha bisogno di velocità. Andando proprio piano piano per far vedere che non sto sforzando l'auto. Scusate, me ne sono accorto perché sono stato online ieri e avevo messo da parte la Ferrari e utilizzato questa qui. La macchina stava andando molto molto bene, ma dopodiché ho iniziato a vedere questa anomalia.
Ecco, il motore, scusate, mentre cambiavo, stavo parlando e ho tirato la marcia. Ecco il motore e c'ha il danno, lo vedete? Uno, con radiatore aperto, freni al massimo della loro, penso, apertura, perché in gara io non li uso così aperti. Il radiatore è originale, è aperto al 75%. Io ho fatto le prove con la Ferrari per raggiungere un po' più di velocità e ho iniziato a chiudere il radiatore, però avevo dei guasti proprio nel motore, come adesso, che il radiatore l'avevo portato a 40%. Ecco, dal 50% in su il radiatore del motore non si guasta in una pista come questa, che è molto grande di chilometri, lunga di chilometri di percorso. E quindi pensavo che poteva essere anche qui il radiatore, ma originale già è al 75%. Quindi, quindi praticamente ho detto, qui c'è proprio un problema ed è anche grave. Adesso premo un tasto nel volante. Copy, box is lab. Sto facendo la richiesta ai box appunto per vedere il guasto. Avete visto? Io andavo tranquillo, non ho spinto. Se avessi spinto la macchina con grinta come ero in gara, me l'avrebbe fatto al primo giro questa anomalia. Ecco, vedete? La riparazione è un peccato, sto andando piano. Mi ruba tutti questi secondi e poi tra l'altro se non la vedi tu perdi. In poche parole quest'auto andrà sempre meno e non mi sembra giusto. Ok, adesso io stoppo qui, faccio ESC e mi porto subito al circuito di Monza, che la stavo provando lì. Ho scoperto solo questi due circuiti. Monza, eccolo qui, lo prendiamo, cioè lo prendiamo, l'ho selezionato. E adesso ritorno dentro per farvi vedere che non è tutto regolare, perché io prima guardo qui, però l'ho scoperto dopo il terzo giro. Strategia box, mettiamola 911, andiamo a vedere tutto. Ok, solo le gomme, ma l'ho disabilitato. I danni, solo il motore, salvo. Ok, e torno adesso sulla messa a punto, andiamo a vedere quello che io avevo messo. Scusate, annulla, modifica assetto. Ecco, gomme, sospensioni, ammortizzatore. Sto un po' accelerando appunto per fare il video un po' più corto, entro i 30 minuti. Allora, io il radiatore l'ho aperto al 100%,
Adesso io faccio i valori predefiniti, ok? Andiamo sul motore, guardate, lo dà a 75%, quindi una buonissima apertura e anche una buona, per chi vuole andare più veloce, una meno resistenza all'aria, quindi secondo me, vabbè, questa al raffreddamento nel motore posteriore, vabbè, come il Ferrari, quindi secondo me anche al 50% in altre piste va benissimo, piste dove può raffreddare. Andiamo a vedere invece le gomme e i freni sono aperte al 75%. Adesso io faccio fatto, lo salvo, è già salvato su Assetto Corsa e faccio questi tre giri e poi speriamo che la Bandai Namco sistema questo gravissimo errore nel gioco e rimetta a posto questa bellissima macchina che non se lo merita. E spero che rimetterà a posto anche la Ferrari. Poi non sono sicuro, però da cosa ho letto, queste auto GT3 di questa categoria hanno tutte 7 marce. Però qui ne hanno messe 6, non so il motivo. Guardate, ho fatto tutte scalatine. Io qui mi sono accorto nel terzo giro col mio assetto. Poi ho messo l'assetto originale per vedere se era il mio, che c'era qualcosa che non andava, ma io avevo soltanto abbassato l'auto, le molle già qui sono rigide, quindi avevo soltanto chiuso i freni, non toccato il radiatore e fatto delle modifiche sulla campanatura senza toccare la convergenza. E mentre testavo l'auto, che avevo sempre lo stesso assetto che sto usando alle Mans, così casualmente anche qui il motore si rompe. Adesso proseguo, il primo giro fra poco lo passo, ok? Appena passato, primo giro passato, perché secondo me è al terzo giro, perché Le Mans è molto più lunga di chilometri. Comunque se scoprirò su altri circuiti farò un altro video per informarvi a chi usa questa auto. Di questo gravissimo guasto. Thank you.
non sto sforzando l'auto per nulla. Tra poco passo il secondo giro. Passato. Rallentato perché uno può pensare se vado sopra un cordolo potrei spaccare qualcosa sotto. Guida normale, da test, tranquilla. Avvicinando al terzo giro, passato. Ancora nulla, può darsi che dovevo farne 4 per raggiungere lo stesso chilometraggio di Le Mans. Andiamo a vedere adesso al prossimo passaggio cosa succede. Ecco, passato in questo momento il quarto giro, ho raggiunto gli stessi chilometri di Le Mans. Thank you.
dato tutte cambiate, semplici, non veloci. Quinto giro, ancora nulla, sembra che è a posto, apparentemente. Provo a allungare di più le marce. Questo è il sesto giro. Non vorrei che questa anomalia è perché se uno accidentalmente manda i giri in rosso, praticamente, però qua abbiamo un limitatore, ecco il motore, si è guastato adesso, lo vedete? Uno. Già il motore si è rotto, non ho fatto nessun sforzo al motore portandolo al massimo, quindi questa anomalia la fa quando tu inizi con la macchina a correre in gara o in test, quel che sia. Inizia il motore a danneggiarsi. Adesso fermerò il video dopo
che ho fatto la richiesta al box che ho un danno di uscire fuori i tecnici. Adesso è in mano al sistema, vediamo cosa succede. Ecco, riparazione c'è stata. Peccato, e questa macchina ha questo grave problema. Io l'ho trovato e lo dico ancora su due circuiti. Le 24 ore di Le Mans e praticamente anche qui a Monza. Ok, vediamo, la macchina adesso è trasparente. Ok, allora il video finisce qui, buona visione a tutti, al prossimo video. Joker Game, come al solito, vi auguro una buona giornata e un buon fine settimana. Oggi è giovedì 25 aprile 2020. Ciao a tutti!